mattina mi sono svegliato completamente in down, ma veramente in down, tant'è che non sapevo che cosa registrare, non sapevo se registrare o meno, e quei pochi video che ho fatto li ho fatti veramente in maniera distruttiva, ovvero non ero me stesso, ero veramente triste e si vedeva proprio, tant'è che in uno o due video sono addirittura scoppiato a piangere, quindi ho dovuto registrarli nuovamente. Ma adesso è pomeriggio, il cielo si è leggermente aperto, anche se fa ancora brutto, e niente, io voglio rendere produttiva questa giornata. Come posso fare questo? Beh, semplicemente stavo pensando di andare fuori e sfruttare al meglio le poche ore di luce che mi rimangono. E non solo facendo qualche trekking, ma volendo anche provare un'esperienza unica e perfetta per la giornata odierna. Infatti io ho scoperto che qua in Portogallo, qua nei dintorni di Lisbona, quindi tutto il Portogallo in realtà, è legale una cosa che da noi invece non lo è, ovvero l'erba. Di conseguenza ho detto, ehi, ma perché non proviamo a fare due tiri qua, essendo che effettivamente è legale? E girando l'altro giorno, andando in paesino laggiù, ho trovato là in mezzo alle case un negozio. Un negozio che vende per l'appunto l'erba. E ho detto, why not? Quindi adesso andiamo a comprare la famosa erba legale di Lisbona, del Portogallo, e proviamola. Poi al massimo farà schifo, no? Oggi in realtà i miei amici mi avevano invitato a surfare con loro e mi hanno detto guarda, se vuoi ti portiamo in una spiaggia che non è troppo complicata. Inizialmente avevo anche detto di sì che ci sarei andato, ma nella realtà dei fatti stamattina ero veramente in down, ma veramente veramente tanto. E di questa cosa prossimamente in un prossimo video vorrei parlarne perché sì, stare male è normale e anche quando siamo in viaggio è normale stare male, specialmente per quello che non abbiamo portato con noi in viaggio. Di conseguenza ho detto alla fine di no e non sapevo più che cosa fare e io non voglio sprecare le giornate che sono qua in Portogallo, quindi dai, andiamo a provare questa benedetta erba. Ok, ora sono verso il centro di Ericeira perché il negozio era verso il centro di Ericeira. Ericeira è questa cittadina qua, non so se si vede molto, però è questa cittadina qua, quindi adesso vado verso il centro di Ericeira e cerco sto negozietto. Di per sé Ericeira è un posto veramente molto carino, è una cittadina molto carina, ricorda le tipiche cittadine di mare ed è veramente veramente carina. Prossimamente vorrei farci un giro registrando qualcosa di più perché secondo me merita veramente tanto. Oggi non ho voglia, devo essere onesto, non ho voglia di stare troppo in giro proprio perché non sono al massimo della forma mentale in questo momento. Di conseguenza vado, prendo quello che devo prendere e torno a casa, però è abbastanza carina come cittadina, anche se devo dire una cosa, il Portogallo mi ha stupito per la sua sporcizia, perché è stra sporco, guardate anche qua sotto questa casa come messa, è veramente molto sporca come paese, le coste sono contornate da spazzatura, da sacchetti di plastica e questa cosa mi dispiace molto perché potrebbero essere veramente molto più belle, però anche le cittadine non sono male. Ok, mi sono fermato un attimino qua sotto a questa tettoia perché ha iniziato a piovere veramente veramente forte. Giustamente oggi il tempo è un po' come me, ovvero triste e depresso, di conseguenza sta piovendo a momenti, sì e no. È un po' come il mio umore oggi per l'appunto. E in negozio ho scoperto che da quella parte di là però è iniziato a piovere veramente forte, quindi mi fermo un attimino qui sperando che passi e poi vado. Comunque qua c'è un odore di grigliata veramente forte, buono, ma veramente forte. Ok, ho comprato della cioccolata al latte con dell'erba semplicemente all'interno, quindi cioccolata con mix di estratto, direi, e adesso andremo a casa a provarla, però prima di tutto mi fermo a prendere un caffè perché sto a morire da sonno
Tant'è che stamattina mi sono svegliato, adesso non dirà che c'è il mare. Stamattina mi sono svegliato e sono tornato praticamente quasi subito a letto proprio perché avevo un sonno bestiale. E di conseguenza adesso mi fermerò a prendere one coffee. Ok, questa mattina il mare è anche abbastanza calmo. Oggi pomeriggio però ci dovrebbero essere onde fino a 3 metri qualcosa. Di conseguenza oggi pomeriggio io insieme alla crew e andremo a vedere le onde appena esce. Ovviamente non le surferemo, specialmente io non le surferò perché non mi rendo conto di non essere capace a surfare delle onde da un metro, figuriamoci da 3 metri. Però le andremo sicuramente a vedere e voi le vedrete nel video di domani invece. Niente, detto questo, let's go verso casa o verso la macchina e andiamo a provare questa benedetta cioccolata all'erba. Raga, ho appena rischiato di essere investito dai pompieri, cioè questo è un must, cioè è andare in vacanza ed essere investito dai pompieri, cioè deve essere una cosa fighissima. La camionetta là dietro che sto salendo, non so se la vedete, mi è venuta letteralmente addosso, è stato bellissimo essere investito dai pompieri in Portogallo. Top del top, raga. Comunque io non trovo un posto dove mangiare, per il semplice fatto che davanti a me ho i carabinieri, dietro di me ho i pompieri, di fianco a me ho il mare. Quindi, dove posso andare? I don't know, però adesso troveremo un posto. Ok, raga, questa qua è la cioccolata, quella che ho comprato. Non so come sia, mi ispira molto, mi ispira veramente un botto, però adesso ci appoggeremo qua e testeremo la magnificenza di questa cioccolata. Innanzitutto guardiamola, raga, è veramente bella da vedere. Anche se ricorda un pochettino quei biscotti un po' rugosi. Non lo so, mi ricorda qualche biscotto che ho già assaggiato, però sembra davvero buona. Quindi ora direi di mangiarla. Di cosa sa? In realtà non so neanche io di cosa sappia. Benissimo. Sa sicuramente di cioccolata al latte, però con un retrogusto molto particolare. Più, non lo so, non saprei come descriverla sinceramente. È particolare come gusto. Cioè, sa di cioccolata al latte al 100%. Però dietro ha quel non so che di diverso rispetto al normalissimo cioccolatino al latte. Anche perché sennò non sarebbe cioccolato all'erba. Però ecco, non ha un gusto che mi ricorda l'erba di per sé. Voi ora non chiedetemi come io sappia che gusto ha l'erba, però non mi ricorda il gusto dell'erba. Proviamo a far passare un pochettino di tempo e vediamo. Ok, alla fine gli effetti cosa sono stati? Assolutamente nessun effetto. È passata tipo un'oretta, ma proprio zero. Forse sono leggermente più tranquillo, anzi più che tranquillo sono più stanco, quindi forse potrebbe essere utilizzata come camomilla serale, però veramente nulla di che. Quindi un po' deluso, ma neanche troppo perché la cioccolata è buona. Poi per averla pagata solo 5 euro va benissimo così. Ora, noi ci vediamo al vlog di domani con le onde di Peniche, sperando che siano davvero belle. E detto questo, bella regà, YOLO.